Bentrovati Davide il Critico. Oggi pagellanze, pagellanze di Bologna Cremonese 1-1, un pareggio totalmente inutile, un'occasione lanciata alle ortiche, giocavamo in casa contro l'ultima in classifica e dovevamo vincere, perché erano tre punti importanti sia a livello di classifica, quindi di risultato effettivo, sia anche a livello simbolico, perché ti permettevano di superare la Juve, di superare la Fiorentina e di continuare a puntare a un sogno europeo che incredibilmente ti si sta aprendo a te. Però ragazzi, io parlo da tifoso. Chiaro che il mio interesse è quello di raggiungere l'Europa. Chiaro che il mio interesse era quello di portare a casa almeno una prestazione degna di nota in Coppa Italia contro la Lazio. Però mi rendo conto che le aspettative di un tifoso come me non vanno a combaciare con quelle di società, allenatore e giocatori. Ma ve lo spiego subito con un esempio molto chiaro e limpido, come quello di Roma. Non posso avere le stesse ambizioni di un giocatore come Musa Barro che affronta la partita di Roma in quel modo. Non posso avere le stesse volontà di avere una prestazione degna di nota, ripeto questo termine, degna di nota, sempre a Roma con un allenatore che mi tiene in panchina il giocatore più forte della squadra a disposizione, perché al momento Ferguson è il giocatore più forte della squadra a disposizione e mi fa anche degli esperimenti in difesa, tenendomi in panchina Posch, facendo giocare in alternanza Lukumi e Sumarò, che in un mondo ideale giocano insieme. Sicuramente non possa avere la stessa ambizione di una società che in un mercato invernale non riesce a prendere un terzino, l'unica richiesta del nostro allenatore, per una cifra che si aggira intorno ai 3-4 milioni. Quindi io, anche a poter pensare d'Europa, mi vergogno a parlarne con gli altri. Perché? Perché le altre tre componenti si vede che non la pensano come me. Si vede, magari lo penseranno in futuro, o alcuni lo penseranno non a Bologna, però si vede. Quindi comunque siamo qua per fare le pagellanze. Ecco, prima ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Partiamo da Luka Skorupski, a cui io do 6. Ultimamente, anche questo gol, colpe, non è che ne possiamo dare tante. Partita che è corsa, almeno non ha perso tempo come contro la Lazio e io lo reputo già un più. Ecco, difesa, Posch 6,5. Partita ottima, bellissima partita. Era sempre il primo ad attaccare, era sempre il primo a dare copertura. Partita eccellente. 6,5. Se tu questa la vinci, Posch prende anche un voto che si aggira intorno ai 7,5. Però, amico mio, pareggiamo in casa con la Cremonese, fai a parte anche tu di una squadra che non è riuscita a portare a casa tre punti che doveva portare a casa. I due centrali, entrambi, Sumarò e Lukumi, 6. Abbiamo un po' sbavato nei contropiedi, però loro dietro c'erano sempre. Se quelli davanti lasciano dei buchi, loro almeno qualcosa hanno provato a tappare. Tutte e due la sufficienza. Lico Giannis ha fatto lui il cross per Ferguson, che ha poi portato all'autogol. Qualche bel cross l'abbiamo visto, ti dà copertura, sicuramente molto meglio di Cambiasso, però in casa con la Cremonese comunque io più di 6 per una prestazione del genere non ti posso dare, cioè devo anche rapportarla all'avversario che avevamo di fronte. In mezzo al campo, Dominguez, 5. Se invece di pettinarti e fare una roba oscena tipo questa, ci vai di testa perché sei più concentrato e lucido, cosa che ultimamente sembri molto molto poco, beh, magari noi questa partita non dico che la vinciamo, però sicuramente in quel momento lì, all'inizio della ripresa, non prendiamo gol. Sicuramente questo è un dato di fatto. Poi magari, visto che giochi anche vicino alla porta, prova a tirarci. Così, qualche idea. 5. Di fianco a lui Moro, 5,5. Ha provato a dare geometrie. È un giocatore che neanche è piaciuto per certi versi, però ha perso due palloni in mezzo al campo sanguinosi che hanno fatto ripartire la Cremonese. E sono stati un bel rischio, quindi io gli do 5,5, ma è un giocatore che mi piace. Non ci affezioniamo troppo perché è un riscatto che, ragazzi, con quel riscatto lì riusciremo a prendere 8 terzini. Quindi capite voi quante percentuali ci sono che Moro rimanga a Bologna. Sempre rimanendo in mezzo al campo, il giocatore in questo momento più forte della squadra è Ferguson, 6,5. È lui che provoca il gol, è lui che fa un tunnel, è lui che attacca gli spazi, è lui che porta sul pallone, è lui che difende, contrasta, lotta di testa. È un giocatore meraviglioso, godiamocelo, perché io veramente non so per quanto potremo permetterci di tenere un giocatore così forte se il massimo che gli possiamo proporre è un 12° posto e un 16° di Coppa Italia. Quindi godiamocelo, è un giocatore straordinario, Ferguson 6,5. Davanti, Orsolini 6.
ci prova, lotta, rimbalza, non prende la porta neanche a piangere, però l'insufficienza non me la sento di dargliela. Io neanche l'insufficienza non riesco a darla neanche a Soriano, non ce la faccio, non ce la faccio, perché oggettivamente ha fatto il falso 9, ha fatto il falso 9, cioè lui praticamente nel suo curriculum, prima di falso 9, c'è scritto carpentiere, cioè non possiamo aspettarci che ci faccia quello che fa Arnautovic. Qualche sponda l'ha anche fatta bene primo tempo, è stato anche un qualcosa di interessante. Io glielo do il 6. Glielo do il 6 perché ho visto il sacrificio di un giocatore che ha giocato per gli altri, ha giocato per la squadra, ha giocato per il bene comune. Quindi io la sufficienza in questa partita Soriano gliela do. Poi se mi dite, è un giocatore che sta dando il meglio per il Bologna? No, in questo momento sta giocando male. Però con la Cremonese ho visto un giocatore che si è sacrificato per la squadra. Barro 4 e mezzo, mi sono sacrificato io a guardarti e sono anche molto stanco. Sono molto stanco perché se questo è l'atteggiamento che credi di portare avanti fino a fine stagione, possiamo chiamare tranquillamente il tuo procuratore e trovare un'altra destinazione, perché un giocatore che in questo momento entra con questo spirito e questa grinta è meglio perderlo che ritrovarlo. Magari qualcuno lo guarda e pensa di potersi permettere determinate prestazioni. Io di questa roba sono molto stanco. Chi è entrato dalla panchina? Zirkzee, 6 e mezzo. Doveva giocare lui dall'inizio? Non lo so ragazzi, non era in condizione, non aveva 90 minuti nelle gambe, poi col senno di poi è sempre facile dirlo. Per quello che l'ho visto, ha fatto una bella partita, 6 e mezzo, è un giocatore, è una riserva, probabilmente in futuro potrà essere anche un titolare, credibile. L'attaccante lo sa fare, i piedi ce li ha, è un armadio a due ante, quindi secondo me è un giocatore che può veramente svoltare e fare anche una buona carriera. Ieri ha fatto una buona partita, 6 e mezzo. Scouten, 5 e mezzo. Lì in mezzo serviva un po' di ordine, ha portato più baccano che ordine. Poi è vero che era una fase concitata della gara, però se ti metti anche tu lì in mezzo a fare a scopaccioni, poi il tempo passa, scorre e loro ci giocano pure, quindi ciao. Un po' più di lucidità, 5 e mezzo. Cambiaso 5, sono anche stanco di dirlo, anche oggi siamo riusciti a far sembrare un fenomeno Cernicola, aspettiamo il prossimo perché a quanto pare noi tutte le volte che incrociamo un terzino dalla sua parte, in quella gara lì sembra veramente Roberto Carlos. Benvenuto Roberto Cernicola Carlos. Per quanto riguarda l'allenatore, io per questa gara ti do 5 e mezzo, se devo pensare che hai tenuto in panchina della gente a Roma per poi propormela in questo stato, mi fate arrabbiare tutti, mi fa arrabbiare la società, mi fa arrabbiare Tiago Motta e mi fanno arrabbiare i giocatori, perché io ho l'ambizione di battere la Cremonese in casa e ho l'ambizione di riuscire a giocare in modo decente a Roma, perché è la mia partita più importante dell'anno. Quest'anno la partita più importante dell'anno è stata la più brutta dell'anno. E in campionato, anche in un momento così strano in cui potrei essere davanti a squadre rivali, continuo ad essere il solito bolognetto da niente. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video ed andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Ci vediamo venerdì a Young Jazz.